Questo programma è offerto da TAM, prosciutto cotto senza glutine Rovagnati, Cantine della Barduria, acqua minerale naturale Nerea, Valgrana, Villani, Mortadella e Gran Re Beretta, Speck Fumicato Citterio. Offerte imperdibili con V, valide dal 16 al 28 maggio. Polpa di pomodoro Tamma, 400 grammi a 45 centesimi. Tonno in olio di oliva Nostromo, 80 grammi per 3, a 1,98 euro. Maionese Calveda, 500 ml a 1,39 euro. Latte parzialmente scremato del Giudice a 69 centesimi. Biscotti Doemi, 750 grammi a 1,99 euro. Acqua Lete, 1 litro e mezzo per 6 a 1,56 euro. Pepsi Cola da 1 litro e mezzo a 89 centesimi. Fanta Orange da 1 litro e mezzo a 99 centesimi. Carta igienica Tenderly 12 rotoli a 1,79 euro. Nelson Piatti 900 ml a 99 centesimi. Dixon lavatrice 21 lavaggi a 3,49 euro. Philadelphia Classico a 69 centesimi. Fruttolo Nestlé 50 grammi per 4 a 1,09 euro. Yogurt Parmalat 125 grammi per 2 a 79 centesimi. Yogurt alta qualità Granarolo a 1,95 euro. E viva Wüstl di pollo e tacchino Amadori a 34 centesimi. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dal 1956 il nostro prosciutto cotto ha un gusto e profumo inconfondibili. Da sempre senza polifosfati aggiunti, glutine e proteine del latte. Ferrarini, c'è più gusto a mangiare sano. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Nel nuovo numero di Convi Magazine ci sono gli Eyewolf direttamente da The Voice e in più parleremo di cucina, pennette di polpa di granchio, involtini di prosciutto cotto, nutrizione, confronto delle diete, vari regimi nutrizionali, tempo libero, buon compleanno Paz, auguri ad Andrea Pazienza, spazio casa, luce a LED, l'evoluzione dell'illuminazione e in più gossip, news, attualità, eventi, mostre, stagre nella nostra provincia e non solo e tutti i tuoi programmi televisivi preferiti. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. Oh, abbiamo iniziato oggi questa giornata e vogliamo salutare. Sì, salutiamo Santino Caravella. Sì, Santino. Piglia la Puglia, Santino. Esatto, perché poi tu stai messo male, ma noi siamo messi peggio di te. Peggio di te, siamo messi proprio
bellissima puntata di Made in Sud, sì, dedicata a Massimo dei 2x2, purtroppo che ci ha lasciato prematuramente con un brutto male. È stata veramente una bella puntata, emozionante. E niente, insomma, quindi questa da... hanno fatto ridere, hanno fatto piangere allo stesso tempo, è bello, stata bello, bella. Bello, anche perché poi lo spettacolo è quello, non è che si è per forza di esatto. Anche quindi purtroppo... salutiamo Peppe dei 2x2 che purtroppo ha perso la coppia. Peppe, vai avanti, e purtroppo la vita è così. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Ok. Oh, iniziamo la nostra puntata. Oggi latta, attenzione, guarda. Latta. Questa veramente sembra la ciotolina dell'ospedale. Sì, questa è la ciotolina dell'ospedale. Cioè, se volete andare all'ospedale, questa è fantastica perché conserva i liquidi a temperatura. Una senta, cosa ho saputo che una persona mettono il latte la mattina, poi finisce e fa le urine. Sì, perché capito, è tutto concatenato, hai ragione, hai ragione. Buongiorno. Buongiorno, stai salutando come al solito le mozzarelle. Sì, un giorno saluti. Aspetta, un giorno saluti. Saluti. A chi? Alle mozzarelle? Alle mozzarelle e ai prosciutti. Sì. Un giorno accarezziamo i prosciutti, un giorno le mozzarelle. È vero. Però tu, secondo me, ora ci devi dedicare una canzone. No. No, perché secondo me tu sei il classico cantante, cioè... No, cantanti no, lascio cantare voi che siete più esperti. Qual è il tuo cantante preferito? Un po' tutti. Sapo. O cantante. Vabbè. O cantantessa. Cantantessa. Io stando qua sento un po' tutto, non ho una preferita. Però... Però un Baglioni, un Venditti. Sì, Baglioni, sì. Allora, Baglioni, sei pronto? No, vai. Io non canto. Dai. Bella. Quella sua maglietta fina. Dai, dai, dai. No, non canto. Tanto stretta al punto che... Immaginavo tu. Ma è per piacere, ha detto la signora. Ma è per piacere, non voglio andare allora, a stare. Vogliamo regalarle un bicchiere stamattina. Un bicchiere perché? Perché questo bicchiere ha due funzioni, vediamo se lei riesce a indovinare quali. Guardi bene, di latta. Guardi bene. No, volete sapere che funzione fa? Ho capito. Non lo so, non ho idea. Cioè, lei con questo bicchiere di latta cosa farebbe? Il latte. Perché brava, perché di latta il latte. È vero. Però se lei ad esempio deve fare un'analisi improvvisa, potrebbe usarlo anche. Io penso di no. Ecco. Invece sì, signora. Invece sì. Si può usare. Un'analisi, ma che è l'analisi delle urine. Brava. Può essere usato perché però bisogna prima sterilizzarlo. Giustamente. Però lei va là al centro analisi, no? Va con quello. Va così, no, ma lei va così, non si preoccupi. Poi lei lavora? Io no, sto a casa. Sta a casa? Sì. Oh, però insomma, nel caso un giorno non dovesse più avere soldi, questo lo può utilizzare a terra come cosa delle offerte. Allora, è utilissimo, signora, noi lo usiamo. Noi facciamo gli artisti di strada e usiamo questo. Dopo la clinica Brodetti hanno aperto la clinica Ferrarini. Sì, è vero. Sono i prosciutti. Sì. Allora, secondo lei fa meglio quindi, i prosciutti? Mi raccomando. Noi facciamo gli artisti di strada, ho visto che anche sulla statale sono un sacco di artiste di strada, ma sì, non sono altre. Sono operatrici il piacere di strada. Me lo regalate? Certo, signora. Grazie, cioè, gentilissima lei, perché insomma, però ce la canta una canzone. Ce la canta una canzone? No. Ma una veloce. Cantante preferito? Come si chiama? Lucio Dalla. Lucio Dalla. Bello. Hanno visto bere alla una fontana che non ero io. Ba 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 pam pam pam. Ti hanno vista spogliata la mattina. Beh, andiamo a faticare, dai, andiamo a lavorare. Birichi, grazie signora, buongiorno. Gentilissima la signora. Che bello Lucio Dalla. E questa signora non vogliamo regalare una coppa? Certo. Un bicchiere? Signore, signora, bicchiere di latta, guardi. Che uso ne farebbe? Per il latte al bambino. Per il latte al bambino oppure? Acqua. Acqua. Tè. Te a me. Mago di Oz. È vero. Orzo. Bene. Questo a qualcuno che non lavora in famiglia? Tutti quanti vado. Allora, questo è come noi, cioè noi quando finiamo qua ci mettiamo a terra, suoniamo e questo lo usiamo come cosa delle offerte. Ah, allora mi metto qua la punta io pure. Signor, vuole cantare? No. Insieme, hanno visto il bicchiere, hanno detto questo hanno proprio un guaiotto, 300 euro ci hanno dato.
è vero, sì, in quel bicchiere là, quindi porta fortuna. Metto la pizza, mi raccomando, signora, grazie. Buona grazie. Giornata, abbiamo dato pure la signora. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso, dallo al gabinetto. E a chi regaliamo un bicchiere? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Il taglio nuovo di capelli? Il taglio nuovo di capelli, signora? Bello, questo. Non mi fare uscire in televisione, io non voglio. No, ma perché noi le vogliamo regalare un bicchiere? Questo è un taglio nuovo. Come si chiama questo taglio? Questo. Ha fatto il taglio uguale, per essere uguale. Mi sono fatta strana. Strana? Sì, ho detto. Cioè, lei è andata dalla parrucchiera e ha detto, o famo strano, ecco bravo, qua. Grazie. Questo è il taglio nuovo chiamato taglio con V, lo fai un po' di così, un po' di colì, si dice. Ecco. Bravo. Vuole salutare la sua parrucchiera? Vuole salutare la sua parrucchiera? Parrucchiera, ti ringrazio. Grazie parrucchiere, parrucchiere, io non ti posso ringraziare perché c'è proprio... Io dovrei... No, il signore lo vuole un bicchiere, signore? Come no, come possiamo non dare... Facciamo il giro, come possiamo non regalare un bicchiere a questo signore? Scherzi. A un pensionato, a un pensionato. Eccolo qua. Pensionato, e lei cosa faceva prima? Cosa faceva? Era ex operaio della Fildaunia. Ah, della Fildaunia. La Lane Rossi. Che ha avuto un bel po' di problemi poi. 37 anni di lavoro, ma è 37 anni. Che ne pensa della Moldaunia, questa Moldaunia che sta nascendo? Da domani mattina andrei, subito. Sì, quindi lei subito, subito. Si vorrebbe spostare, diciamo, dalla Puglia. Pagare anche un contributo. No, ecco, se vuole può metterli qua dentro direttamente. Voglio, però che andarmene subito da stasera. Quali sono, secondo lei, i paesi o le città della Moldaunia, quindi, che farebbero il primo parte? Che abbiamo, qual è? Il primo abbiamo... Vabbè, partiamo da fuori. Eccellenza. Cioè, Eccellenza è già fin dal mondo. Eccellenza è paese dei pescatori, no? Sì. Perché c'è Eccellenza. Eccellenza. Poi abbiamo Faeto. Faeto. Poi abbiamo Carlantino, Castelluccio, Termoli, San Marco la Catola. Bella, arriviamo a Campobasso e ci fermiamo. Devono cambiare tutto qua, guarda. Secondo me sono molto più seri i politici che abbiamo lì. Soprattutto San Marco la Catola, prima era sporchissimo, infatti si chiamava San Marco la Cacatola. Invece ora l'hanno pulito. Sì, adesso è uno specchio, è uno specchio. È vero, salutiamo San Marco la Catola, Carlantino, i Monti Dauni. Lei di dov'è? Di Foggia, Foggia, Foggia? Foggia, Forza. Sì, forza. Caprano dei Cruci. Ah, proprio. Lei sembra Gino Paoli ingrassato, lo sa? Veramente. È vero. Vabbè. E siccome eravamo quattro amici al bar. Che volevano cambiare il mondo. Amici volevano cambiare il mondo. Dalla Puglia passiamo alla Moldavia. Subito. E andiamo a Carla. La vediamo questa ripresa. Alle 2:30 canale 87 Teledauna, e fra un po' uscirà anche lei. Eccola là, perché l'altra volta è uscita. Venga, oh, ormai prego, grande prego, amica signora. Di questa trasmissione. Prego, signora, vada. Notiamo le scarpe, che già le scarpe sono bellissime, cioè le vorrei anche io. Gliele chiederei in regalo, ma non abbiamo la stessa. Lo stesso numero. Disco ring, queste scarpe. Oh, oggi la tazza di latta, cioè grazie. Non la tazza di stoffa. Cioè, siccome sei bravissima, hai 20 secondi per risponderci e dici cosa puoi fare, che utilizzo, due utilizzi devi dire a volo. La mattina per fare colazione. E poi? Per bere un tè caldo. Però potresti fare di meglio, il tè ha un colore giallo, giusto? E quindi puoi fare la pipì. La pipì. Brava. Però siamo in televisione, si dice la plim plim. Questa è la tazza per la raccolta delle urine. Sì, infatti l'ha fatta Ferra Urini. Assolutamente. Esatto. Oggi chi vuoi salutare? Sempre la mia famiglia. Sempre, cioè non è che la puoi salutare tutti i giorni, cioè già stamattina l'avrai salutata, ha una risata bellissima. Sì, facciamolo insieme, 3, 2, 1. Puoi salutare qualche amico, amica, non ce n'hai? Sì, ma non vedo la programma, che chi è che, vedono tutti, dal Manzanarre a Reno. allora... Hai un fidanzato? Sono sposata, ho un marito. Sei sposata? Come si chiama tuo marito? Domenico. Ah, quello dell'altra volta. È sempre lui. È sempre quello. Domenico. Non l'hai cambiato? No. Non l'ho cambiato? Cioè, noi ti diamo due Rocco Siffredi e tu ci devi dare un Domenico. No,
No. Non riesco mio marito. Meglio, meglio il marito. Vabbè, oh, Domenico, sono felice per te, sono felice per te. Che fa il Foggia, Domenica? Niente, come l'altra volta, a Pescara, manzia e niente. A Pescara, sta la zia. Ah, oh. Pescara, ho capito. No, io dicevo, siccome si chiama Domenico, Domenica, ho detto che cosa... Non si dice, perché io l'altra volta ha portato fortuna e adesso deve portare fortuna di nuovo. Guardiamo, nel frattempo, alle ore 18 è la partita. Alle ore 18. Tutti a Lecce. Ci andrai tu a Lecce? Non mezzo proprio. Perché? A mangiare la buccia, a mangiare il pasticciotto. Lo mangerete il pasticciotto. Ricordiamo una cosa, visto che noi siamo garganici e loro sono salentini, che mentre il Salento pizzica, il Gargano mozzica. Esatto. Oh, ricordiamo, quindi cioè, mo godetevi l'ultima partita dell'anno, perché tanto. Va bene, grazie mille. Come ti chiamavi? Enza. Sempre Enza, sempre Enza. Cioè, non è che ti potevi chiamare. Siccome però noi siamo in televisione, non possiamo dire sempre le stesse cose, facciamo finta che tu ti chiami Nadia. Ah, Nadia. No, ti vuoi un altro nome? Va bene così. Piero, ma che hanno pagato di pensione stamani? Perché vedo che. Sì, oggi hanno pagato le pensioni. No, hanno. Siccome si è otturato il bagno a Maria Grazia Barone, sono tutti qua, stanno. Ah, ho capito. Sì. Quindi Nadia, grazie mille per aver partecipato e soprattutto. Tuo marito Filiberto, esatto. Filiberto. Sì, come sta Filiberto? Sta benissimo, siamo felicissimi, non possiamo fare sempre gli stessi tutte nomi. Tutte le persone che abbiamo dato la tazza, fateci sapere com'è andata l'analisi dell'urina. Esatto, domani. Esatto, mi raccomando, sideremia, ferritina, tutte queste cose qua, mi raccomando, LDL e HDL. Vabbè, buona giornata a tutti da Nadia e da noi. Ciao. Mozzarelle secche, 4 torri. È il tuo appuntamento con gusto e freschezza di altri tempi. Dal 1898 ogni giorno come una volta. Fattoria del Molise del Giudice, la mozzarella fresca per tradizione. La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Convi. La differenza in evidenza. Sbaglia il regolo.